Oggi vedremo come utilizzare la repository che Google ci mette a disposizione, Google Drive, per caricare dei documenti che poi potremo andare semplicemente a condividere attraverso un link e attraverso determinate impostazioni. Vedremo anche come fare per o creare direttamente un documento all'interno di Google Drive oppure uploadare e caricare un documento esistente sul nostro computer. Andiamoci a loggare. Ovviamente per fare questo bisogna necessariamente essersi già registrati a Google, avere un profilo Google da utilizzare con i vari servizi che Google ci mette a disposizione, con YouTube, eccetera, 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 anche quelli meno utilizzati di solito. La possibilità di creare un documento è molto semplice, basta cliccare su Crea e avremo la possibilità di creare delle cartelle che ci aiuteranno a mantenere in ordine il nostro drive, il nostro ambiente. Potremo creare un documento, quello che una volta era il Google Doc, un foglio di testo, una presentazione tipo PPT con possibilità di inserire slide, eccetera, di fare presentazioni attraverso slide, uno spreadsheet, un foglio di lavoro, un foglio di calcolo, un modulo molto importante perché ci permette velocemente di creare dei form online, anche form su più pagine collegate tra di loro, che nel momento in cui andremo a creare, automaticamente autocreerà un altro documento, uno spreadsheet collegato al modulo che raccoglierà in tempo reale tutti i dati che i vari utenti andranno a inserire utilizzando quel modulo. Immaginate le potenzialità, creerà anche delle torte, dei grafici colorati con le statistiche. Immaginate le potenzialità. E per ultimo abbiamo un disegno o la possibilità di collegare altre applicazioni di Google che vedremo magari un'altra volta. Proviamo a creare un documento. Basta cliccare su documento e avremo un documento senza titolo. Cliccando potremo cambiare il titolo dandogli ok, avremo il documento creato. A questo punto possiamo iniziare a digitare. Le icone sono le classiche di un documento di testo basico, diciamo, però molto molto funzionale. Vi invito a, insomma, un po' a dare un'occhiata per vedere quali siano le potenzialità. Abbiamo i classici menu con le varie impostazioni, con le varie possibilità di formattazione. Non c'è bisogno di salvare perché c'è l'autosalvataggio in ogni documento Google, con la possibilità di ritornare indietro, una sorta di time machine per cui possiamo rivedere le vecchie, tutte le modifiche fatte, e magari andarci a scaricare, una vecchia modifica fatta a un documento. Altra cosa molto molto utile. Peculiarità fondamentale e importantissima dei documenti creati in Google Drive sono quelli che sono orientati alla collaborazione, come da classico canone di Web 2, prossimo Web 3, Web semantico, che vuole la collaborazione, la condivisione dei saperi e delle conoscenze. È molto facile utilizzarlo e condividerlo. Vi indico solamente una possibilità che io ritengo molto utile, che utilizzo molto quando condivido con i miei gruppi di lavoro i vari documenti, la possibilità di inserire delle note da ogni partecipante, da ogni collaboratore con cui avremo condiviso, appunto, lo vedremo dopo, il documento. La nota, basta evidenziare il punto in cui vogliamo inserire la nota e possiamo o andare la nota, il commento, andare da questa icona cliccando, oppure da inserisci e poi commenta.
Ecco che si apre il tag che ci permette il commento alla sezione che vogliamo evidenziare del nostro documento. Basta andare a digitare e salvare il commento. Vedremo l'orario, il nome di chi ha commentato. In questo caso, ovviamente sono io che sono per ora il proprietario del documento, e via via vedremo sotto tutti gli altri utenti che avranno commentato, con cui noi avremo ovviamente condiviso il documento. A questo punto non facciamo altro che andare a condividere. Ecco, Google ha creato il link che noi potremo condividere o direttamente cliccando sulle social icons dei nostri social network, Facebook, Twitter, Google Plus, oppure inviare via email. Potremo aggiungere sotto altre persone, cioè altre email o Google Group di cui magari facciamo parte, per inviare direttamente una sorta di mailing list, diciamo, selezionare queste altre possibilità, eccetera. E andremo ora a decidere che cosa chi condivide il documento possa fare. Per cui per ora l'accesso di default è privato. Noi lo cambiamo e abbiamo tre opzioni. Ho pubblicato sul web, per cui automaticamente indicizzato dagli spider e shareato online in maniera automatica. Chiunque abbia il link, in questo caso non viene effettuato un, diciamo, un i motori di ricerca non indicizzano il link, cosa che invece farebbero con la prima opzione, per cui noi inviamo il link a chi vogliamo e a chi vogliamo che collabori al documento, oppure in maniera privata alle persone che abbiano avuto diciamo, l'autorizzazione a collaborare. Queste due sono guide che riportano alle opzioni dei documenti, per cui alle opzioni della creazione e della condivisione dei documenti, per cui se volete saperne di più potete cliccare tranquillamente qui. Io personalmente di solito con i miei collaboratori, con i miei gruppi di lavoro utilizzo la seconda opzione. Ora vediamo che cosa può fare chi riceva il link. Normalmente di default c'è solamente la visualizzazione. Noi possiamo autorizzare il commento se vogliamo semplicemente un parere su quello che abbiamo prodotto, oppure addirittura modificare direttamente. Per cui può modificare con questa opzione chiunque può fare chiunque abbia il link può utilizzare tutta la formattazione, per cui anche cancellare completamente un documento, perché stiamo attenti alla condivisione, insomma. Salvando, ritorniamo in questo pop-up che ci spiega quali sono ora le opzioni del documento. Altra cosa molto importante è dare da parte del proprietario, questo di solito si sottovaluta, ma è molto importante, dare la possibilità a un editor di fare o non fare una determinata cosa, cioè di aggiungere persone e modificare le autorizzazioni, oppure di non aggiungere persone, per cui solo il proprietario può modificare le varie autorizzazioni, per cui rimuovere utenti o la visibilità dell'elemento. Io consiglio di utilizzare sempre il secondo. Dopodiché salviamo e abbiamo il nostro bel documento pronto. Qui possiamo aggiungere direttamente, forse l'ho detto prima, non ricordo, comunque lo ridico, email oppure link di Google Group. Chiudiamo cliccando su fine e avremo il documento.
che ovviamente verrà elencato. Ripeto, per ordinare il tutto è meglio cliccare su crea e creare delle cartelle, dando il nome alla cartella, cliccando su crea, e di conseguenza avremo una cartella. Semplicemente con un drag and drop andremo a spostare il documento. Per cui poi ce lo ritroveremo nella cartella, eccolo qui, ora siamo all'interno della cartella, abbiamo rinominato in OO in questo caso, cliccando sui miei file vedremo la situazione del repository, proviamo di nuovo a fare un drag and drop. Ecco, vedete che ora sarà tutto più ordinato perché se lavoriamo con cartelle ovviamente avremo molte più possibilità che tutto rimanga in ordine. Se vogliamo possiamo creare altri documenti, l'ho detto prima, stesse modalità di condivisione, per cui non c'è nient'altro, non c'è niente di assolutamente difficile. Volendo possiamo caricare o un file o una cartella direttamente dal nostro desktop, per cui solita operazione, si aprirà tutto quello che abbiamo a disposizione sul desktop o nelle altre, insomma, nelle altre directory del nostro computer e selezionando il file o la cartella intera che vogliamo uploadare su Drive, non faremo altro che cliccare poi su Apri e avremo qui la cartella. Niente, tutto qui. Voglio sottolineare un'ultima cosa molto importante. Immaginate che strumento fondamentale ci mette in mano Google, ci dà la possibilità di utilizzare in maniera gratuita Google. Possiamo condividere a più persone, a più mani un documento, per cui elaborarlo, editarlo in tempo reale. E questo permette di comportarci da cittadini attivi e sostenibili perché non dovendoci muovere dal nostro posto di lavoro, dalla nostra casa, dal nostro ufficio, non andiamo a inquinare, non andiamo a utilizzare mezzi di trasporto e di conseguenza appunto non andiamo a inquinare. Per cui non solo non andiamo a perdere tempo che potremmo dedicare alla produttività, ma possiamo condividere in tempo reale e quindi non inquinare, altra cosa importante, non mi pare che ce ne sia, queste sono le impostazioni, classiche impostazioni, ma qui vi invito a dare un'occhiata, anche perché noi quando andremo per esempio a caricare un documento, si aprirà un pop-up in cui Google Drive ci chiederà se vogliamo mantenere le caratteristiche del documento oppure le vogliamo che vengano, tradotte, usiamo questo termine, in documenti di Google Drive. Attenzione a questa operazione perché se manteniamo le opzioni originali del nostro documento, Google Drive si comporterà da semplice repository. Se invece andiamo a dire che vogliamo che Google Drive modifichi le opzioni, si andranno ad avere importanti, diciamo, cambi, sostituzioni nel corpo del documento. Per cui fate attenzione. Grazie dell'attenzione e alla prossima.